Il sacramento dell'amore. Suor Josefa Menendez ha ricevuto rivelazioni durante la sua breve vita sull'amore misericordioso di Gesù. Nel suo libro Il cammino dell'amore divino leggiamo il seguente appello alla devozione eucaristica. Dite agli uomini che nell'ora dell'ultima cena, non potendo trattenere il fuoco che mi consuma, ho inventato questa meraviglia dell'amore, che è l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è l'invenzione dell'amore. È per amore delle anime che sono prigioniero nell'Eucaristia. Lì permango affinché esse possano venire a consolarsi di tutte le loro pene, presso il più tenero dei padri e l'amico che mai le abbandona. E questo amore che non si esaurisce e si consuma per il bene delle anime, non trova corrispondenza. Ah, poveri peccatori, non allontanatevi da me. Notte e giorno vi aspetto nel tabernacolo. Non vi censurerò per i crimini commessi. Non ve li rinfaccerò. Non vi lasciate trascinare da mille preoccupazioni inutili e riservate un momento per far visita e ricevere il prigioniero dell'amore. Quando il vostro corpo è indebolito o malato, non trovate forse il tempo per andare dal medico che vi deve curare? Venite dunque da colui che può dare alla vostra anima forza e salute e date un'elemosina d'amore a questo prigioniero divino che vi aspetta, chiama e desidera. Abito fra i peccatori per essere la loro salvezza, la loro vita, il loro medico e al tempo stesso il rimedio per tutte le malattie provocate dalla natura corrotta. Come ricompensa, essi si allontanano, mi oltraggiano e mi disprezzano. E intanto io sono nel tabernacolo e aspetto tutta la notte. Desidero ardentemente che mi vengano a ricevere, che mi chiedano consiglio e sollecitino la grazia di cui hanno bisogno. Voi, o anime care, perché siete tanto fredde e indifferenti al mio amore? Non avete un minuto per darmi una prova di amore e gratitudine? Ho una sete ardente di essere amato dagli uomini nel Santissimo Sacramento e non trovo quasi nessuno che si sforzi per soddisfare questo desiderio e che retribuisca questo amore. Queste parole Gesù le dirige a ognuno di noi. È dal tabernacolo della chiesa parrocchiale, dove egli è chiuso giorno e notte, che ci fa questo affettuoso invito. Non hai un minuto del tuo giorno per venirmi a far visita?